Bentornati sul canale. Oggi siamo qui in quel di Cremona. Come potete vedere, oggi il cielo è parzialmente azzurro. Fortunatamente non piove. Dai, devi dare gas, zio cane. Attacca il termo. Abbiamo già attaccato tutte le termocoperte. Abbiamo già fatto tutte le cose del caso. L'Aprilia è lì dietro, pronta nel box, calda, già per il primo turno. Prima volta a Cremona. Adesso poi ci prepariamo con calma. Facciamo tutte le pressioni del caso, tutto quello che serve. E intanto ci guardiamo un po' la pista e aspettiamo. Perché? Perché qui oggi c'è un po' di fauna. C'è il magico Paolone, il magico Gamberone Nazionale, Ricky di B2 Drive e un sacco di altre persone, tra cui la creatura e Miss Gen, ovvero Behind the Biker, che se la vedrete sicuramente sapete le foto sexy che fa. A parte il culo sexy di Paolo, guardate come splende tutto oggi su Cremona. L'obiettivo di oggi, come al solito, è imparare la pista, cercare di essere decenti e vedere un po' come si comporta l'Aprilia. Seconda pistata dell'anno con l'Aprilia, seconda volta in totale con l'Aprilia. Vediamo, vediamo come va. Ci vediamo in pista. Perché siamo lenti. Primo turno mi ha seguito Emanuele Puscetu, mi ha fatto da apripista, mi ha fatto vedere le linee. Abbiamo fatto anche prima di entrare il briefing con la pista, vedendo un po' le marce, un po' vedendo come gira la pista e tutto. Adesso il primo turno è andato bene, mi sono trovato bene. La pista per ora mi piace, è un po' strana da capire alcune curve che non si vede bene, però tutto sommato va molto molto bene. Adesso aspettiamo il secondo turno e andiamo a lavorare un po' di più sulla posizione in sella, soprattutto per fare le curve bene, far girare bene la moto e stancarci di meno. Quindi ci vediamo al secondo turno. Mi ha fatto vedere, mi ha fatto anche il grafico, intanto mi spingeva anche, mi tirava pure. Siamo scesi di 5 secondi, adesso l'importante è imparare a dare gas bene e frenare bene, però veramente qui con Dart per ora top, assistenza al massimo, mi seguono, mi fa vedere le linee, mi chiedono consigli, mi chiedono se serve per le sospensioni, come le sento e tutto. Per ora siamo al top. E poi ragazzi, oggi non giro da solo perché sono in compagnia di un po' di merluzzi in umido che vedete di solito nei video. Infatti qui c'è il Gamberone che è sempre sexy, eccolo qui. Tutto bene ragazzi, sta andando tutto per il verso giusto. Vedrete qualche ripresa anche da parte mia per il magico Strange. Esattamente, che ha fatto delle pieghe che non avete idea, non avete idea. E soprattutto ragazzi, qui con Dart c'è tanta 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 assistenza, quindi siete neofiti super consigliato, istruttori, rider coach sempre presenti e sempre disponibili per voi. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night so I just keep riding. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and ragazzi, terzo turno andato. È andato molto bene, mi sentivo molto più sicuro alla guida, mi sono staccato molto di meno. I tempi sono anche scesi. L'Aprilia sta montando molto bene. Adesso la gomma inizia ad avere un po' di segni, però vediamo un po', tanto Mamma Dallo tiene sempre e siamo molto fiduciosi. Sexitudine a non finire, ragazzi. Poi abbiamo qui una Thermal Tech Evo Dual Zone bella bella, sempre a 80 gradi. Come suggerito da Mamma Dallo. Come vedete dietro di me c'è gente che spinge tanto forte. Noi adesso aspettiamo il pranzo, così pranziamo, ci rilassiamo, diciamo quattro cagate. Abbiamo pranzato con una caprese col tonno molto succulenta, che purtroppo non vedete perché era una cosina piccola e è già finita, fra un po' sta già uscendo. Però abbiamo la creatura che ormai è
è piena di sdegno verso questo box, perché facciamo un po' schifo, però questa parte l'ho tagliata. Però qui abbiamo il gamberone che è tutto succoso. Guarda che bello. Iscrivetevi al canale di Airball, link in descrizione, mi raccomando. Nuovo uomo ago. Lui non esiste. Comunque abbiamo anche il signor B2 Drive con questo essere qua, che però dobbiamo insegnargli a far meno tappo. Il magico Mirko con questo oggetto che inizia a sverginare le saponette. E qualcuno con un mezzo ancora più succulento, il signor Mattia, che qui ha la potenza della ricchezza. E dopo questa carrellata di sexy mezzi riprendiamo a girare e cerchiamo di dare un po' più di gas. La giornata di oggi finisce qui, abbiamo fatto anche il pareggiamento, cosa molto utile perché ti permette di andare leggermente più veloce, perché ovviamente dentro il pareggiamento c'è chi va quel secondo più di te o quei due secondi più di te e tu sei lì che cerchi sempre di inseguirlo. Comunque ragazzi, l'Aprilia si è comportata magicamente. Quando esci dall'ultima curva di Cremona veramente spara veramente in aria, ha una potenza allucinante. Adesso vado a vedere il mio miglior tempo, per ora era 1,56 basso, non so bene, vediamo se è giusto, se no lo metto qua sotto in sovraimpressione. Ma cosa molto importante è che la gomma ha gommato per bene con le D212, bella, sexy e lussuriosa. Davanti pure, ne abbiamo ancora un pochino, davanti ne abbiamo un bel po', dietro inizia a essere poca, però fa niente. La cosa importante comunque è che ci siamo divertiti qui con Dart Race, e la cosa più importante è che Dart Race all'inizio ti fa affiancare con dei rider coach che ti spiegano le traiettorie, quindi dove mettere le ruote e tutto, che secondo me è la cosa più importante, e ti danno praticamente un'assistenza tutto il giorno, se ti serve cambiare le gomme, fare qualsiasi cosa, loro sono sempre presenti. Quindi mi raccomando, se siete interessati a fare una giornata in pista, venite con Dart, perché è super consigliato. E poi hanno dei rider coach che sono veramente, veramente, ne sanno, sanno come si dà il gas, ragazzi. E quindi adesso siamo qui, finito, carichiamo tutto, io sono finito, la moto potrebbe andare il triplo di quanto ci vado io, però l'importante è divertirsi, e oggi con Dart ci siamo divertiti tanto. Quindi non mi resta che salutarvi, perché per oggi da Cremona è tutto, e quindi ci vediamo come sempre ogni domenica alle 15 per un nuovo video. Ciao!